Appassionati di hockey, buonasera a tutti e ben collegati come sempre al centro polivalente di Sarzana. Questa sera per la 14ª giornata di campionato di Serie A2, Girone B, si affrontano il Gamma Innovation Sarzana contro il Pumas Viareggio. Un saluto qui da Lorenzo Venè. Si parte con la pallina per il Pumas, fischio dell'arbitro, già un tiro da lontanissimo. Lo scatto in cerca di superare Carriere, riesce a dentro l'area Pistelli. È riuscito a bloccare, adesso Angeletti, il tiro fortissimo, ma para di casco. McKinney riesce ancora una volta a metterci una pezza, qui contropiede di Pesavento, vola in aria e c'è il rigore. Fischio, tiro e rete. Portiere indovina l'angolo, indovina il lato, non riesce però a evitare la rete. Risultato che si aggiorna quindi al 17esimo minuto, quindi Pesavento, Poletti. Posizione angolatissima e sulla respinta la mette dentro Carrieri. Sfrutta l'ingenuità della difesa al massimo. Poletti la manda in mezzo e la difesa non riesce a buttarla fuori. Alla fine Carrieri da grande rapinatore d'area. Ora la Vagetti. Sta palla fortissima, raccolta da Tognacca. Il dribbling, il tiro, ma un'altra parata di McKinney. Palla intercettata da Tognacca. Il tiro di Tognacca, ma un'altra parata di McKinney. Pesavento. Michele Pesavento, il tiro, deviazione, la palla è dentro. Terza rete per il Pumas Viareggio e rete assegnata nonostante i malumori di tutta la panchina del Sarzana. Sfrutta il suo fisico per avanzare, qui Pistelli, Perroni da dentro l'area, ancora Pistelli dentro l'area del Viareggio, il tiro, la portiere da sdraiato, riesce comunque a parare. Sbaglia qui il suggerimento Andrea Perroni, palla in avanti e c'è la rete per il Pumas Viareggio. La messa dentro Francesco Rugani, doppietta per lui questa sera. Raccoglie Angeletti, il tiro di Angeletti, ma la para, palla che resta lì però. Pesavento, il tiro di Pesavento, è una rete perfetta di Michele Pesavento, doppietta personale in questa gara. Poletti, il tiro, la pallina alla fine dentro. Un'altra rete per il Viareggio dopo 30 secondi. Pumas Viareggio che si porta sul 6-0. Finta il tiro Perroni, ma recupera Poletti dentro l'area del Sarzana. Poletti alla rete! Dribbla il portiere e segna il 7-0. Francesco Poletti. Recupera Baldocchi, da solo Pistelli, possibilità di tiro, manda Baldocchi alla rete! La rete del Sarzana, la messa dentro, Jacopo Baldocchi, seconda rete per lui in questa stagione. Nel Sarzana, quindi Baldocchi, Perroni, dentro l'area Perroni, non riesce a concretizzare, alla fine Pistelli, un tiro fortissimo. Un po' lenta qui a intervenire la difesa, intanto vola a terra Pistelli, sembra che sia cartellino blu. Edi, intanto il tiro di Tognacca, alza e schiaccia la rete. Pulitissimo qui, prima la finta, poi cambia tutto, va sull'alza e schiaccia. E la mette dentro Mirko Tognacca. Risultato che si aggiorna. Sarzana 2, Pumas Viareggio 7. Non riesce a raggiungere il compagno, ma recupera Pistelli. Dentro l'area Pistelli, manda Angeletti da solo, dentro l'area e la rete. Sarzana che si porta al terzo gol. Splendido in questo frangente. Continua il dribbling di Tognacca. Alla fine il tiro e la rete. Si scaraventa sul portiere, la butta dentro, il Sarzana si porta al quarto gol questa sera, nell'istante in cui è entrato il quarto uomo di movimento del Viareggio, dentro l'area Carriere, adesso indietro per Pesavento, tiro diretto, prende i pattini di Pistelli, Pistelli, vola a terra Pistelli, fischio dell'arbitro, Tognacca sul piatto ma non tira, il dribbling, alla fine il tiro arriva, la palla però non entra, lamenta di incompenso un colpo subito, ora Tognacca. L'alza e schiaccia di Tognacca, la palla è dentro! Rete! Splendido qui Tognacca, da dietro la porta. Porta il Sarzana, il suo quinto gol questa sera. Pistelli, il tiro di Pistelli, ora dentro l'area, Perroni, Angeletti, e con il pattino! Con la punta del pattino, McKinney mantiene la porta. Forte ma da troppo lontano, riesce ad essere pericoloso. E arriva adesso l'ottava rete del Pumas Viareggio. A metterla dentro, ancora una volta, Carrieri,
4 minuti al termine. Sulla pallina ora Perroni. Il dribbling di Perroni, però non riesce a superare Carrieri. Una terra Carrieri, ma c'è il tiro di Cardelli e la rete. Non a rete per il Viareggio. Un minuto e 20 secondi al termine della gara. Intanto prosegue un po' rallentato il gioco del Viareggio. La stecca di Pistelli rimane tra i pattini di Carrieri. Inevitabile. Cartellino blu ai danni del Sarzana, ai danni di Pistelli. La tredicesima rete stagionale. Parte Carrieri. Finta sul destro, poi sul sinistro, alla fine il tiro, però sulla figura del portiere. L'arbitro chiama quindi a due. Alla fine la sirena suona. Risultato finale 9-5 per il Pumas Viareggio.